Questa è la ricetta di peperoni e rotolo bianco. Ricetta di rotolo con peperoni e formaggio. Prima di tutto, prendete il prosciutto. Allora, aprite la chiusa, mettetela avete questa sfoglia bella liscia, mettetela sulla parte con le unghie. Dopo prendete i peperoni, metteteli lì. Come si mette? Metteteli sopra il prosciutto. Come si mettono? Belli, però. Sì. Ho rovinato la parte. Non importa. Torna da fuori. Spiega qui, bene. Ecco fatto. Così. Così. Posso aiutarti, cuoco? Ecco, così. Ora posso aiutarti, cuoco? Fermo. Ora che abbiamo messo così. Ecco, aspetta che arriva. Vai. Ma che abbiamo messo? Ti si ciuccia le dita? Mamma. Vai. Prendi la gongola. Cosa fare? Dopo spargetelo per bene su i peperoni prosciutto che avete fatto prima. Ve lo ricorderete? Allora, dopo che avete... No, peccato. No. Ecco qua. Ma ora il taleggio. Il taleggio. Vicino tutti e due. Si mette su parte con il gorgonzola come prima. Sopra a prosciutto. Prosciutto. Come si chiamano? Peperoni e il gorgonzola. Ma gli hai detto che i peperoni devono essere già cotti? I peperoni devono essere già cotti dalla mamma. Dalle mamme per forza, perché... O dai papà, perché questa ricetta è per i bambini. Allora, ma la potrebbero fare anche le mamme e il papà. Noi lo stiamo preparando. Visto? Va bene. Spargi un po' più grande e più aperto il formaggio, un po' più in cima. Ecco. Smetti, dai, va di mangiarlo. Ok, e adesso? Adesso avete messo tutti gli ingredienti. Controllate. Sì. Già. Dall'altra. Dall'altra. Si parte da lì, bravi. Qui. Piano. Qui, bacchino. Qui bacchino. Ora avete l'olio, il coso dell'uovo, la lima e il coso dell'uovo. Dai, metti anche aspetta che fa il turno. Spalmarlo. Qui. Aspetta che fa il turno, Dopo chiudetelo. Dopo il pacchetto. Sì. Mi ti incentro? Bravo. Ecco a lei, signor chef. Cosa si fa? Spiega. Cos'è quello? Che rotola nelle puntine. Si fa così col mattarello. Si alliscia. Anche dall'altra parte. Qua, nel dai. Che casino. Qua ci vogliono doppi attrezzi. A cosa serve questa cosa, Emma? Per cuocerlo molto bene e per affettarlo. Chiudo. Anche l'altra parte. Però non devi dare un po'. Posso? Ti do. Ti aiuto un secondo. Ecco, grazie. Prego, figurati, mi sto.
Aspetta che vi porto via gli arnesi. Un pochino l'uovo, se non lo bagna troppo. Sgocciolala. Aspetta. Chiudi. E dopo si chiudono le puntine. Io mi miro. Ecco fatto. Ora, mamma forchetta. Aspetta. Ah, il uovo. No, aspetta. Fate il uovo. No. Fermi. Adesso firmi che abbiamo finito. Concentratevi. Adesso si gira dalla parte bella, perché questo è tutto. La parte bella? Ok. Si fanno i piccoli buchetti con la forchetta. Perché se non fai i buchetti cosa succede? Scoppia nel forno. Si apre tutto e scoppia nel forno. Ecco fatto. Bravo. Aspettiamo l'Emma. Ora, va bene. Aspettiamo l'Emma. Ok. Può andare. Ora avete l'uovo. Avete ancora... Avete avanzato un po' di questo? L'uovo. Prendetelo. Mettetelo qui. Un po'. Sopra i buchetti. Sopra i buchetti. Ora aspetta lei. Qua l'altro cuoco. Chissà che bontà. Aspetta, Emma, scusami. Mentre ne manca metà. Devi riempirlo anche tu, Dante, riempilo meglio di ovetta dopo. Manca metà. Aspetta. Aspettami. Aspettami. No, si litiga in cucina. E alla fine qual è il tocco finale? Prendete un po' di semini di papavero. Che sono i preferiti di Emma, vero? E di Dante. Anche i tuoi? I due cuochi. Ora bastano. Ora. A posto? Mettici un segno, Dante, per sapere chi è il tuo. Cosa ci mettiamo? Un peperone sopra, bravo. Sappiamo che quella è quella del Dante. E la Emma, due peperoni sopra, promesso? No. Emma, non ti rimane, sei segno? Una volta che si cucina sparisce. Due segni è quello della Emma. Aiuto. Un segno è quello del Dante. Allora, mi sa che... Possiamo ritenerci soddisfatti? Mi sa di averne messi troppi. Vabbè, tanto sono buoni. Ce la possiamo fare con una mano sola. Aiutatemi. Allora lo mettiamo nella teglia insieme a quello di mamma e papà. Ora avete avanzato un po' di pasta, avete potuto modificarla. Nella teglia. Basta per modificarla. Insieme a mamma e papà. Perfetto. E ora? Da modificare. Cosa bisogna fare, bambini? Metterlo in forno. E mettere in forno. Prendi la teglia. Guarda io. No. Aspetta. Dammi il contone. No, per aspetta. Aprire. Fate aiutare dalla mamma che è pericolosa. Ma apro io. Ehi, con gentilezza. L'altra mano. Controlliamo i gradi. 200 gradi. Mamma, non buttarlo per terra. Ecco qua. Avvicinati e lascia, aspetta, che è pericoloso. E si mette dentro. Lo appoggiamo qui. E si mette in forno. Dopo si chiude, chi ha il guanto chiude. E direi, adesso mettiamo un quarto d'ora, ma sicuramente non basterà un quarto d'ora. Allora, noi intanto cambia tutte le marce. Noi suona fra un quarto d'ora. Poi lo controlliamo e magari gli diamo ancora 10 minuti. Se perché deve... controlliamo se non è cotto molto bene, gli diamo ancora 10 minuti. Esatto. Come facciamo sempre? Noi gli diamo ancora 10 minuti. Esatto. E come facciamo a sapere se è bello cotto? Sai come facciamo? Bisogna solamente vedere l'interno. Ma tu da fuori lo vedi se diventa
marroncino croccantino. Marroncino croccantino. Come una brioche. Come una brioche. E questo quanto? È il guanto che ti dà dei superpoteri. E questa qui è l'assaggiatrice, quella piccola e pelosa. Non servirà più questo guanto, semmai dopo. Perfetto, allora non ci resta che ripulire e aspettiamo e apparecchiamo. Allora, ci resta il per dopo, facciamo una piccola pausa e dopo finiremo la ricetta. A dopo, buon appetito. A dopo, buon appetito.